Dopo un'ora e mezza di cammino siamo arrivati su questa spiaggia, è una delle due, questa baietta che si chiama Vatirema. Ci siamo fermati qua, anche se la parte più, la spiaggetta più piccola delle due, perché ci sono un paio di tamerici, come si chiamano, che fanno ombra, mentre sull'altra spiaggia, che è dall'altro lato di questo promontorio, adesso andrò a scalare, di là c'è una spiaggia più bella, di sabbia, più ampia di questa, sarà almeno il triplo, però da qui non abbiamo visto che ci fossero delle piante. E qui c'è la valle retrostante. Noi siamo arrivati in questa spiaggia partendo da Psati. Un'ora e mezza di cammino, però ne valsa la pena. Come potete vedere, l'acqua è bella limpida, dai colori verdastri e azzurro un po' più avanti. Sono spostato sotto gli scogli che dividono le due spiagge, anche qua c'è un po' di ombra nel caso uno volesse fermarsi qua invece che sotto le piante. Anche qua è molto bello, nel senso che comunque la vista è stupenda su questo mare. Muovendo, spero che qua c'è la spiaggia da dove sono partito. A fronte delle isole lontane che sono a est e nord-est di Chios, e di lì l'altra spiaggia che adesso andrò a mostrare. Allora, lì a sinistra la spiaggia dove ci siamo fermati. Quella, vediamo lontana, è un'altra isola che sta a nord-ovest di Chios, e questa è la spiaggia principale a cui volevamo arrivare, però ci siamo fermati di là perché lì non vedo ombra, almeno. Vedo una spiaggia di sabbia più fine rispetto all'altra, posto meraviglioso. Cosa è superare questo promontorio per arrivare su quell'altra spiaggia. Tra un po' ci proveremo. Qua deve essere un fondo sabbioso perché è bella azzurra. Stupendo. Chios, Grecia.